Siamo con la vicepresidente dell'Auser Salerno Noi Insieme per presentare questa sera con Carminuccia Marcarelli, che io mi confondo sempre il tuo cognome, e anche la naturopata Imma Recchi Murzo, chiedo scusa, una serata in cui parliamo di risata, benessere e salute. La prima cosa che chiediamo è ad Anna De Rosa quanto è importante la risata quando si ha qualche anno in più. Io voglio un attimo fare una precisazione perché questi sono incontri Auser, Salerno, Noi Insieme e sono incontri con gli esperti. Come associazione invitiamo degli esperti, per il momento presso questa sede che ci ha concesso lo spazio, proprio per discutere, per aprirci, per fare domande. Abbiamo fatto già un incontro, questo è il secondo con vero piacere perché yoga della risata, ridere fa buon sangue, si dice così. Assolutamente E sì. allora le esperte, Carminuccia, ci spiegherà il perché. E invece Imma ci parlerà come naturopata, ci dirà veramente, ci darà il rapporto uomo-natura, il rapporto con l'aromaterapia, che di cui sono molto curiosa io, perché yoga già lo conoscevo, e ne faremo anche altri incontri, anche con la storia di Salerno, di cui abbiamo anche altri soci, che Insomma, come... siete Sì. proiettati su tante attività. Sì. Passiamo adesso a Carminuccia. Sì. Carminuccia, tu questa sera sei in veste di leader, lo diciamo in italiano, leader yoga risata. E allora ti ripropongo la stessa domanda. Quanto è importante imparare anche a ridere, eh? Perché forse noi lo facciamo in modo automatico. Due cose importanti hai sottolineato: l'importanza della risata, perché è fondamentale nella vita delle persone. Senza la risata, diciamo che la vita è proprio buia, nera, grigia, e quindi Triste. è triste. È importante ridere anche nei momenti difficili, nei momenti complicati. Bisogna trovare sempre la forza di ridere. Questa non è una lezione che faccio agli altri, questa lezione la faccio prima a me stessa perché vivo una situazione di dolore cronico e questo comporta conseguentemente una difficoltà di affrontare la giornata. Per questo motivo mi sono avvicinata a questa disciplina, ne ho trovato benefici e quindi il mio compito che mi sono dato è un compito che mi sono dato è proprio quello di diffondere la conoscenza e la pratica di questa disciplina perché può aiutare. Non è una cura, ma è un ausilio ad affrontare meglio le difficoltà, le giornate difficili e il mondo del lavoro, quello che accade Tutto. nella società, le brutte notizie, quindi è un ausilio. Cosa hai scoperto nel momento in cui ti sei approcciata a un metodo per imparare a ridere in modo più giusto, più preciso? Che cosa ho scoperto? Che bisogna praticarla la risata, perché è come un vero e proprio esercizio fisico, è una ginnastica. Quindi praticandola ci si avvicina, la si fa propria e si vive diversamente. I tempi sono di ciascuno, cioè ciascuna persona reagisce a modo suo all'approccio alla risata, ma è fondamentale avere nel pensiero la risata, perché ti fa avvicinare alla giornata, agli altri, a tutto in un modo diverso. Sono molto curiosa. Abbiamo qui anche una naturopata e riflessologa plantare, Imma Recchi Murzo, adesso l'ho detto bene. La risata in questo approccio anche fisico, come la collochiamo? Beh, diciamo che la risata, ma come colore in sé per sé, dice, quindi noi abbiamo parlato di Anche. giallo prima, quindi diciamo che viene rappresentato da questo colore giallo. La risata sicuramente ha tanti benefici, come diceva appunto Carminuccia, sia a livello fisico e soprattutto psicologico, anche perché noi tutti abbiamo bisogno, diciamo, di uno stimolo positivo per reagire a tutte, diciamo, le situazioni esterne che purtroppo ci colpiscono in modo negativo. È un periodo non facile per tutti, quindi non lo ripetiamo, Assolutamente. assolutamente non lo ripetiamo. Quindi i vantaggi sono veramente tanti, a livello fisico, pure muscolare, attraverso anche la respirazione, è da È da provare. scoprire. Un'ultima domanda, prima parlando di stress, adesso lo citiamo un'altra volta, ma purtroppo è uno dei mali di Ci questo secolo, ricadiamo. siamo tutti stressati. Parlando
parlavamo anche di riflessologia plantare e di quanto sia importante proprio oltre alla risata a consentire di rilassare il corpo e quindi anche la mente, cioè è un metodo che agisce in un modo diverso ma che sicuramente poi ha la forse la medesima, il medesimo obiettivo. Vabbè, sì, la riflessologia plantare che in realtà fa parte delle medicine alternative, e diciamo che si lavora ecco, sul piede, che è un po' lì troviamo delle zone riflesse, proprio di apparati e organi del corpo. Si praticano delle stimolazioni e queste portano grossi benefici. È molto rilassante, combatte l'ansia, lo stress. È un rilassamento totale, anche questo è da provare comunque. Assolutamente. Vorrei concludere con te. Provare, sì. In tutti questi incontri hai conosciuto tante persone che sicuramente sono arrivate qui con delle aspettative. Cosa poi ti hanno detto? Cosa hanno scoperto loro? Prima ho chiesto cosa hai scoperto tu, approcciandosi a questo approccio proprio diverso, no, alle cose. Che si può imparare a vivere diversamente, ci si deve impegnare a vivere diversamente, anche nei momenti di difficoltà, perché ridere nei momenti di difficoltà è molto complicato, però lo si deve fare perché dà forza, dà energia, pulisce la mente e ti fa affrontare i problemi in modo diverso. Infatti tu l'altra volta, scusami se ti interrompo, mi hai parlato anche di uno sforzo che inizialmente si può fare, sì, proprio facciale, nell'imporsi la risata, sì, che inizialmente è un'imposizione, ma che poi scatta, fa sì che scatti qualche cosa. Ricordo bene questa tua spiegazione di un po' di tempo fa? Ricordi benissimo, perché io ho cominciato ad avvicinarmi alla risata per un problema mio personale. Avevo il viso come intorpidito, plastificato, e quindi ho ricercato qualcosa che potesse aiutarmi e ho capito che già il solo pensiero di avvicinarmi alla risata, che è molto complicata fisicamente, dicevo, già aiuta, e mi sta accompagnando questo pensiero da quando ho iniziato a praticare la risata, anche se, ripeto, è complicato praticarla, però già il pensiero che esiste, che fa parte di me, perché l'ho fatta diventare parte di me, mi aiuta moltissimo, spero che possa aiutare anche gli altri, veramente. Sono davvero curiosa e ringraziamo Lauser Salerno Noi Insieme per dare spazio a queste iniziative sicuramente molto interessanti.